A Pescara preoccupa la situazione della raccolta dei rifiuti delle persone positive al Covid. Se la scorsa settimana in città erano in 400, ora sono 2.500 positivi, numero destinato a salire anche perché i tamponi rapidi non hanno più bisogno di conferma. L'assessore Del Trecco spiega la modalità con cui si agisce. L'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo nel marzo 2020 disciplina il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei soggetti positivi al Covid posti in quarantena domiciliare. La ASL comunica al Comune di Pescara e di conseguenza alla nostra società municipalizzata Ambiente SPA i nominativi delle persone poste in quarantena domiciliare, che vengono contattate e fornite di un kit necessario ed esclusivo per il conferimento dei rifiuti. Attualmente i positivi crescono in maniera dismisura. Qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa, avevamo 1.000 positivi, ora abbiamo 2.500 positivi che continueranno a crescere. E parliamo di interventi importanti e onerosi da parte della società ambiente, del comune e dell'intera collettività. Qualche giorno fa ho contattato telefonicamente l'assessore regionale Campitelli, l'assessore all'ambiente, con il quale mi risentirò lunedì prossimo per un incontro, per cercare in tutta la regione Abruzzo di poter snellire queste procedure che, come detto, sono onerose e abbastanza complicate nella gestione. Mauro Di Lanzo, che è responsabile tecnico ambiente SPA. Qui siamo all'interno della struttura e qui abbiamo il kit. Ci sono le indicazioni che voi date su come comportarsi. Ecco, cosa deve fare una persona positiva per smaltire i rifiuti? Allora, la cosa importante è innanzitutto non operare più la raccolta differenziata. Quindi mantenere il rifiuto indifferenziato, conferirlo nel sacco più piccolo a circa 50-60 litri, si chiude col nastro volutamente di colore bianco per individuare un tipo di rifiuto. Una volta il sacco piccolino, 50 litri, è pieno, si mette in quello più grande di circa 110 litri, che sarà a sua volta il sacco che sarà destinato a essere portato sull'area pubblica, al di sotto, vicino al numero civico, secondo le modalità ordinarie. La cosa importante è che il sacco grande deve essere chiuso con questo nastro adesivo, in modo tale che si identifica un conferimento di un rifiuto che proviene da un'abitazione in quarantena. Un aspetto molto importante al nostro, per quanto ci riguarda, è l'elevato numero di persone in quarantena che da qualche giorno stanno aumentando questo elenco, e questo sta creando dei problemi gestionali. Quindi noi stiamo cercando di ottemperare. Un altro aspetto molto importante: il cittadino deve comunque sapere che nel momento in cui sa di essere in quarantena, di mettere subito in atto la procedura di garantire questa non differenziazione del rifiuto, di insacchettarlo nel modo opportuno. Poi, quando noi lo intercetteremo attraverso il telefono, gli diremo la modalità, lui è già pronto e già ha messo in atto quella procedura per tutelare la salute pubblica.